abbiamo visto il Montebore e oggi facciamo con questo formaggio un risotto che però unisce un po' il Piemonte e la Liguria, hai detto, no? Perché facciamo, uniamo il mare e i monti. Sì, può sembrare strano questo abbinamento, ma tutto si visualizza, no? Quando noi pensiamo a una ricetta, lavori con la visualizzazione e tanto a livello ambientale, e vi assicuro che è centrata le cozze, pensate, coi piselli che sono dolci, con questa creatura meravigliosa che è il Montebore, e riusciremo ad unirli insieme. E dai, sono molto curiosa. Sì, sì. Allora, partiamo subito sempre dal Piemonte con il riso. In questo caso è un riso di Baraggia, quindi è Sant'Andrea. Siamo ad Albano Vercellese, qui ne fa un po' da padrone il pilota di casa. Colui che pila il riso in quelle zone è solo lui, è il Piero, è un grandissimo pilatore, e loro sostengono tantissimo il Sant'Andrea. Quindi partiamo dal Piemonte col Sant'Andrea, e semplicemente in questo modo. Quindi partiamo in modo molto semplice, a secco, andiamo appena appena a ravvivare. Il Sant'Andrea dà un sacco di soddisfazione come riso, perché è piccolino, ma poi lui dà tantissimo in cottura. Brodo vegetale. Brodo vegetale, ma fatto con il ritaglio dei bacelli. Quello che non si usa è un peccato, si usa tutto, e qui vediamo, abbiamo usato il bacello. Siccome i piselli poi li dobbiamo usare nel riso, tanto vale che i bacelli li usiamo come brodo. Perché i piselli, qua abbiamo con un po' di maggiorana, un po' di sale e pepe, e abbiamo il nostro risotto. Deve partire in maniera semplicissima, poi andremo ad arricchirlo. I piselli li andiamo chiaramente a sbacellare, se ce ne abbiamo un po', proprio i primissimi. Se vuoi lo faccio anch'io, perché mi diverto. Ah, questa è meditazione. È meditazione. Sono i primissimi. Sto piselli, qua così, intanto che tu parli. Un po' li teniamo freschi, così. Il bacello va nel brodo, un po' interi. E una parte li scottiamo, perché i piselli vanno mangiati sia crudi che cotti. Acqua e olio. Questi sono quelli? Già sbollentati. Ah, perché abbiamo fatto sono quelli crudi. Acqua, l'oro e olio. Li sbollentiamo giusto 2 minuti e abbiamo questo risultato. Che poi andremo a frullare. Vedete, andiamo a frullare. Mettiamo tutto qua. E andiamo a frullare con un po' di brodo. Sì. E abbiamo come risultato la nostra crema di piselli. Quindi già qui l'abbinamento è fantastico. Pensate al Montebore, no? Pensate a un Montebore, io ce l'ho già il frullato nel caso. Ah, vabbè, però lo frullo. Pensate al sapore del Montebore, come altri grandi formaggi italiani, abbinato ai piselli crudi, da mangiare così come stuzzichino. Anche così, intanto come aspetta il risotto, l'abbinamento è già centrato così, va già bene così. Come si conserva il Montebore? Lo lasciamo in dispensa, non va nel frigo? Evitiamole queste cose qua. Un bel contenitore da formaggio ci vuole sempre a casa. Spesso e volentieri non è in plastica, ma sono con adesso la retina. Noi abbiamo usato il Montebore per far conoscere un po' i formaggi di cui l'Italia è ricchissima, ma naturalmente se uno non trovasse il Montebore perché magari abita a Napoli, può usare un altro formaggio. Sì, tipo... oppure lo può fare arrivare. No, certo, cioè, ormai con la globalizzazione arriva vero, tutto dappertutto. Caspita, si chiama il produttore e lo si fa arrivare, cioè aiutiamoli anche in questo modo, no? È vero. Che tutta Italia si va a unire, no? C'è da dire che tra i pochissimi aspetti positivi della pandemia c'è stato anche quello di capire che si può acquistare online, ma non deve essere un pretesto per spendere di meno, ma per spendere meglio, cioè per andare, soprattutto per arrivare dove non puoi arrivare, capito? Se puoi andare nel negozio sotto casa devi anche aiutare, come dire, no, il commercio di chi vive nella tua zona, ma non potete, ecco, se uno vuole provare il Montebore, un formaggio magari siciliano che normalmente non trovi. È bello questo. È bello questo interscambio. Allora, intanto comunque io lo mangio perché è buonissimo. Anche con la pelle. È brava, perché è già stato spazzolato. È un po'. Si parlava prima con Alfio, l'acidità. Si parlava prima con Alfio, stagionato è buono anche grattugiato una volta spazzolato. Allora i piselli li andiamo già a unire al nostro risotto avviato di cottura. Si va a unire i nostri piselli, e abbiamo già il nostro bel risottino, vedete, bello verde, e proseguiamo così con la cottura del nostro risotto e ci siamo. Guarda che bel colore che ha. Ma io voglio
fare una fatto cosa, questo, perché anche è giusto che quando abbiamo intanto un prodotto che va avanti nuovo, a cuocersi, bisogna farli assaggiare. Andiamo, no? Semplicemente a fare questo lavoro, apriamo le nostre cozze. La buccia si mangia? Sì, in questo caso assolutamente sì. Allora, so, io mangio sempre tutto. Apriamo le nostre cozze che in questo caso, per dire, richiedono non l'olio ma il burro. E uno può star lì a dire, ma non è possibile il burro sulle cozze. Allora, fatevi due domande. Sulle acciughe cosa metti? L'olio o il burro? Sul salmone cosa metti? L'olio o il burro? E allora, sulle aringhe? E allora quindi lavoriamo dove va? Con una noce di burro. Scusami, ma io... Sì. Viaggia. Pensavo lo volessi a parte mettere... lui lo conosce. No, lui lo conosce bene, anch'io prego, però, insomma... Offri perché quando abbiamo un prodotto nuovo possiamo stabilire che quando arriva il prodotto dal produttore comunque lo assaggiamo perché è giusto, no? Non è una cosa consueta, ecco. Allora, se io lo conosco. Si va a coprire, si va a coprire la cozza con dentro appena una punta del nostro brodo. Il burro si copre e si lasciano cuocere le cozze, quindi si fa l'apertura delle cozze. A questo punto io in realtà me le sono già fatte, sono già aperte, dopodiché ho filtrato liquido di cottura, perché va usato, filtrato, e ho già le mie cozze con le valve pulite. E il mio fondo, vedete, col burro tira un po' di più, quindi è vero. Ecco perché legato. Ho messo il burro nelle cozze. Esatto, e qui ci siamo. Qui spegniamo il nostro risottino, che va bene, è già pronto. E andiamo semplicemente a mettere dentro una parte del montevole, una parte. L'altra la tagliamo, ce ne Tra l'altro, quello tanto. Che funziona molto bene del montevole con le cozze è la parte anche di latte questa. Di pecora. Sì, un pochino sì, poi ne tagliamo ancora un po'. Sì, esatto. Perché sì. Come in Puglia, no? Si abbina anche in maniera molto irruenta il pecorino alla cozza, con un formaggio anche più gentile come questo, resta molto rotondo, però ha quella nota acida che con la cozza è perfetta. Cioè la pecora è proprio la morte sua per me con la cozza. Maggiorana, si spegne tutto qua e si lascia riposare, perché il montevore deve iniziare a donare il tutto. Prendiamo il nostro altro formaggio. Abbiamo anche una nota acida. Sì, una nota acida sì, comunque. E quindi perché abbiamo il dolce, poi il dolce e il salino, e la parte sempre dolce di questo meraviglioso formaggio. Allora andremo a mettere una grattugiata di limone. Ah, ecco. Sì. Vedi che invece l'Evelina, che è allergica seriamente ai formaggi, non può mangiarli. Pensa che sfortuna, perché potrei essere allergica a tutto, ma non ai formaggi. Quindi non offrite il Montebello. No, io non mi ricordavo. Io sono allergica al caglio proprio. Al caglio, lei è allergica al caglio, quindi... Anche quello vegetale, sì. Sì, al caglio. Ok, anche quindi quello di carciofo, tipo i pecorini e così non puoi, il cardo, no? Allora. Beh, lei ogni tanto quelli lì li può prendere, ma con attenzione. Allora. Sì, sì. Allora, zafferano in polvere, sì. Abbiamo metà riso e metà mais e andiamo ad amalgamare e facciamo una decorazione. Ma questo è bellissimo. Voglio imparare, guarda, perché a casa vogliono imparare quando capiscono sì, che cos'è. Sì, queste ganze, Sono allora, delle patatine fritte. Sì, tipo, però fatte tipo, al forno, no? Quindi sono mais. Sì, davanti a The Voice questi sgranocchi che è un piacere. Questo è meraviglioso, per venerdì sera è perfetto, anche per sabato sera. Io faccio doppietta venerdì e sabato, quindi... Dai, ma che roba. E amalgamiamo il tutto con sale e un po' di pepe, va bene? Cioè viene una pastella praticamente. Una pastella, brava, hai detto la parola giusta. Dopodiché si va semplicemente... No, ma fai vedere, la butto giù così. Sì, sì, fai questo lavoro, guarda. Fai colare, appena appena la vai ad accarezzare e via. Ma queste meravigliose, vanno in forno, non si friggono. Sono sempre gluten free, vanno in forno a 170 gradi, 170 massimo 175, non usate la ventola. Ma il forno spento, ventola spenta, se no ve le trovate in giro che viaggiano per il forno. E proprio si parla di veramente 8-10 minuti, ma proprio pochino. Poi guardate, quando si arrizzano che tirano sulle orecchie. Guardate come pronte. Diventano, le facciamo vedere, guardate che belle, no? E poi sono sane. Sono strabuone. Allora, lasciamo un po' di spazio anche all'impiatto. Questa diversità di ingredienti, no? È una meraviglia. Guardiamo la forma, sembra la piramide alimentare. È vero. Importantissimo questo. Una e poi di nozze. Sono diverse, no? Ogni formina è diversa, però l'unione che fa la forza, la diversità che è il valore aggiunto. È una meraviglia. Bravi.
Allora, davanti a queste cose uno si emoziona sempre. Io oramai lo faccio da un po' questo lavoro. Però devo vero, dire la verità, io davanti ad alcuni ingredienti vado in crisi. È vero, hai ragione, dico, perché sono anche belli, sono, sì, hanno una storia. Poi io lo dico sempre ai giovani cuochi, porca miseria, non è quanto mettete nel piatto, ma è cose come lo rispettate. Un bravo cuoco deve arrivare a sapere, alla conoscenza, no? Come dici tu, che fa la differenza, ma arrivare a conoscere questo prodotto per... Non devi esaltare te, devi esaltare lui, capito? Esatto. Devi essere bravo a rispettarlo, come anche nella società. Si sta tornando a questa concezione dopo un po' di periodo egoico, no? Ma e sì, quindi basta, guardate che cinema, meraviglia, no? Basta fare il cinema, hai ragione. Cacchio. Mettiamo le cose che, vere nel piatto. Sì, sì, assolutamente. E anche in bocca. Vabbè. Dire, se gli ospiti non sono un granché, al posto delle cialde croccanti, usate proprio il guscio, no, delle cozze, per dire. No. Vabbè, ma queste patatine si possono fare anche indipendentemente da questo piatto, sì, eh. Allora, i colori tornano. I colori tornano, abbiamo unito i mari e i monti. Sì, tramite il colle tenda, è vero? Allora. Che meraviglia, davvero, il confine tra il Piemonte e la Liguria, risotto al Montebore, piselli e cozze. Mettiamo il Montebore. E poi il fondo di cottura. Bravo! E poi il fondo di cottura delle cozze che si mette, vedete, così. Così a pioggia. Perché così prendono tutti i sapori, hanno un'amalgama. E via. Barzetti, sei un genio. Ciao, grazie.